E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Ambientazione diversa, ma la riconoscete, siamo a Cascina San Lorenzo, quelli del frantoio, sì, esattamente loro. Perché? Perché dobbiamo fare insieme a Francesco i tagli di produzione, quindi la potatura di produzione sull'ulivo, e naturalmente i miei olivi non sono in produzione, quindi gli ho chiesto in prestito i loro olivi per far fare appunto tutta la lezione a Francesco. Quindi ora mi taccio, passo la palla a Francesco che vi dice come fare. Ciao farmer, se non avete visto i precedenti video, io sono Francesco, potatore certificato, mi sono formato presso la scuola potatura olivo e oggi andiamo a vedere i tagli da fare nella potatura di produzione, che è quella quando l'olivo ha già raggiunto la sua forma a vaso policonico semplificato. Quindi la potatura diventa veramente molto semplice. Andiamo a vedere quindi come selezionare i succhioni che nascono sul dorso delle branche, come gestire le secondarie, quindi le branche secondarie, e come gestire le cime dell'olivo. Partiamo dai succhioni che troviamo sul dorso delle branche, visto che l'olivo ne produce molti. I succhioni sul dorso delle branche hanno una funzione, ce ne sono alcuni che vanno tolti ma altri che vanno tenuti, quindi dobbiamo fare una selezione. Prendiamo in esame ad esempio questo qui, che è un succhione comunque morbido, ha un diametro abbastanza risicato, è lungo ma comunque è morbido, quindi non ci crea alcun problema e svolge le sue funzioni, ci aiuta a preservare il dorso della branca e non farcelo disseccare. Poi abbiamo ad esempio i succhioni più vigorosi come questo, che se provate a fletterli non si flettono, sono molto rigidi, hanno un diametro abbastanza ampio, e quelli sono un problema perché vanno a ricreare una struttura primaria che a noi non serve, perché siamo nella potatura di produzione e abbiamo già deciso qual è la struttura primaria, quindi dobbiamo andare a eliminare quelli. Altro esempio, dorso di una branca, succhione molto vigoroso, e alla base invece abbiamo dei succhioni morbidi. Questi succhioni morbidi possono diventare molto utili per ricreare delle branche secondarie, quindi branche poi produttive, mentre questo no, perché non si piega e ci va a ricreare una branca, diciamo, centrale, quindi non ci serve a nulla, quindi lo vado a eliminare. La solita regola dei succhioni sul dorso delle branche primarie la ritroviamo anche nelle branche secondarie. Guardiamo qui ad esempio, abbiamo due succhioni piuttosto vigorosi che non si piegano, quindi vanno eliminati. Mi raccomando, ricordiamoci il rispetto del collare di cortezza. Ragazzi, mi raccomando, prima di tutto la sicurezza, e mettetevi nelle condizioni di lavorare comodi e di avere sempre precisione nei lavori che andate a fare. Quindi in questo caso, visto che siamo piuttosto alti nel taglio, vado ad utilizzare un seghetto telescopico che mi consente di lavorare comodamente e di vedere esattamente cosa vado a tagliare. Per tutti gli altri usi possiamo tranquillamente usare il potatore a batteria. Allora, andiamo a vedere quello che è il percorso della branca primaria. Questa è la branca primaria che poi si va a concludere con la cima. Problemi: abbiamo questi due succhioni che vanno anche addirittura quasi più alti della cima stessa, quindi iniziamo ad eliminare questi. Ecco, così abbiamo tutto più chiaro. Ora, andando a salire, altro problema, dicotomia. Il percorso si divide in due e quindi dobbiamo andare a prendere una decisione. La punta migliore è questa qui che sto toccando ora, quindi l'altra se ne deve andare e ora la vado a togliere. Ecco, ora che abbiamo fatto questi piccoli tagli, la cima, come vedete, è molto più pulita, non abbiamo concorrenti e quindi non rischiamo che vada ad avere troppa vigoria a discapito poi dei rami sottostanti.
questo mega progetto sulla potatura si conclude qua. Sono usciti parecchi video, è stato bello, devo dire che ho imparato un sacco di robe. Ho potato poco, ma ho visto un sacco di cose, anche perché ora c'è da potare tutto quello che rimane. Ho più domande che risposte e mi sento molto meno sicuro di come sono partito. Però va bene, dai, ci sta, credo che sia un fatto di esperienza, no? Secondo me hai capito molto e quantomeno eviterai errori, diciamo, palesi. Chiaro. Quindi ora potrai al limite non prendere la decisione migliore, ma sono abbastanza certo che non farai errori per la pianta. Quindi... Poi quello che un po' mi rassicura è che mi raccontavi che anche tu all'inizio, forse è quello che ti ha spinto a fare anche la scuola di sì, potatura dell'ulivo, cioè essere, cioè vedere gente che potava a un certo punto dire ok, non so potare. Sì, da quando ho fatto, diciamo, il mio percorso formativo con scuola potatura olivo, ho capito come funziona l'olivo, le sue caratteristiche, le sue esigenze, cambia tutto. Che magari lo lasciamo anche in descrizione perché è proprio una bella realtà che fa una formazione di alto livello. È il massimo che si può avere anche per chi vuole intraprendere un lavoro, diventare potatore certificato, essere chiamato dalle aziende per le potature di oliveti e cose di questo tipo. Che comunque è una figura professionale molto ricercata. Sì, comunque. In questo momento sì, perché ci sono ancora pochi potatori certificati, quindi io vi consiglio assolutamente questo percorso formativo. Cioè che oltre alla formazione anche il budget, credo, per mettersi a farlo come attività non è neanche così elevato. Assolutamente. Poi è una passione. Poi è un corso che c'è un iter formativo, ma è talmente fatto bene che chiunque capisce cosa poi deve fare, quindi è, sicuramente ve lo consiglio perché vi cambia proprio totalmente. Se pensate di essere bravi, dopo questo corso direte ok, prima non capivo niente, ora un po' ora di più sì. Quindi vi lascio in descrizione il canale di Francesco con un sacco di video, ci sono e troverete anche in descrizione il link della scuola potatura Ulivo. Importante in caso qualcuno sia un po' curioso. Vi ricordo che la settimana prossima ci sarà la live con la Pellenk. Ho voluto prima testare bene, ho avuto anche il giudizio di Francesco proprio su tutta la linea della pollice su. No, però ci sono state alcune cose che effettivamente voglio chiedergli perché ci sono un sacco di impostazioni sì. E è fatto per i professionisti, quindi esatto. Quando tu ti approcci in modo un po' hobbistico, cioè deve solo tagliare, a volte c'è qualcosa sì. che non va, però vabbè fa la differenza. Sì, cioè. Il top in questo settore secondo me. E quindi ci sarà tutta la live, se la live l'abbiamo già fatta troverete direttamente tutto il video sempre qua in descrizione. Farmer, non mi resta che salutarvi, al prossimo video, ciao a tutti! Ciao!